si prepara all'ingresso nella casa, Simona Izzo, 63 anni. L'attrice, regista e doppiatrice romana è tra i concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello VIP, in partenza il prossimo 11 settembre e, intervistata dal settimanale Chi, svela le ragioni che l'hanno portata ad accettare di partecipare e le prospettive che nutre verso il percorso nel reality show di Canale 5. L'attrice, regista e doppiatrice romana è tra i concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello VIP, in partenza il prossimo 11 settembre e, intervistata dal settimanale Chi, svela le ragioni che l'hanno portata ad accettare di partecipare e le prospettive che nutre verso il percorso nel reality show di Canale 5. Sarà una bella prova con me stessa. Vado in TV spesso ma non sono mai riuscita a condurre un programma tutto mio, ora ci saranno 25 telecamere e un bellissimo cast di 15 persone, sarà un po' come fare uno dei miei film corali ma senza copione, improvvisato giorno per giorno. Non solo. A convincerla sono stati anche motivi di natura economica. Facendo due conti, un bel budget. Simona è anche incuriosita dall'idea di sperimentarsi in vesti nuove, leggi anche, Grande Fratello VIP 2017, concorrenti, cast, anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere a fare il tifo da lei fuori dalla casa resterà il marito Ricky Tognazzi, con cui è sposata dal 1995. Mi mancherà molto perché con Ricky vivo in simbiosi, siamo sempre insieme sul set, confida. E mi mancheranno da morire anche gli altri familiari, mentre loro forse si riposeranno, perché qualche volta sono una mamma e una nonna un po' ingombrante. Prometto però di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 2 con la voglia di accudire e non di litigare.